questo è un evento importante, si va a concludere oramai diciamo la festa dei quartieri, che è un altro evento importante, dopo la Notte Bianca, dopo Festa Global, eccetera, e poi questa è un po' nelle tradizioni, sono due compagnie dialettali di Vallefoglia, uno di Montecchio, uno di Bottega Morciola, Capone, quell'area dell'ex comune di Colbordolo, e poi tre compagnie di Urbino, Pesaro, insomma del territorio. Anzi, noi abbiamo realizzato anche un festival delle compagnie dialettali, anche il Teatro Branca a Sant'Angelo in Isola. Pensiamo di poter continuare dopo l'evento della prossima settimana, da lunedì a venerdì. Abbiamo realizzato un palco raddoppiato, messa a norma, eccetera, per tutti gli eventi, la piazza del municipio che tiene tantissima gente. Pensiamo che le 4-5 mila persone che sono venute l'anno scorso di averle anche quest'anno, e poi pensiamo anche al periodo invernale. Ieri sera abbiamo fatto un evento con i bambini davanti al teatro Giovanni Santi a Bottega. Pensiamo che nella programmazione, diciamo settembre, giugno, luglio prossimo, anche di fare, di realizzare, continuare a far ridere, a far divertire, a far stare in allegria le persone che vivono qui, e poi trovare anche questa mescolanza magari di dialetti, anche di tutti quelli che sono immigrati qua, che ormai parlano i dialetti come quelli che sono nati qui a Vallefoglia. Poi Vallefoglia, come si sa, è una città anche in crescita, abbiamo superato seppur di pochi 15.000 abitanti, mentre altri calano, noi cresciamo con le nascite, cresciamo con le iniziative, cresciamo anche con gli eventi.